Allora io vi ho spiegato com'è la situazione, cioè, più che dirglielo che posso fare? Magari puoi provare a dirglielo con un po' più di forza, con un po' più di palle. Fatti. Anche perché gli abbiamo dato pure i soldi in anticipo. Valea ci sta pigliando col culo, se voi ci parlo io lo drizzo io. Tu cominci a stare calmo. Adesso glielo dice, così lo agitate soltanto. Valeria, avevi detto tu che il posto era adatto, comodo. Perché non è così. Perché per te è comodo stare sottoterra col caldo, l'umidità, il telefono che non prende praticamente mai? È colpa mia secondo te. Comunque l'ho chiamato, ora sta scendendo. Ecco, sta buono, Che succede, Valè? Però una cosa veloce che c'ho da fare. eh? E che succede, Pia? È il solito problema, il E condizionatore. non ti ho già detto che si risolve tutto? Sì, ma sono 5 giorni che c'è così. Ma che dico così Che si risolve tutto. E poi fa me niente. Ma su tecnico dice che viene e poi non viene, da me che cosa vuoi? Scusa, chiamane un'altra Chiama allora. in un altro, non l'ho capito, ma adesso che fa? Mi dici pure quello che devo fare. Sì, ma noi ti abbiamo anticipato i soldi, però. Ah sì? Vabbè, allora facciamo una cosa, se non vi sta bene andatevene. Ma allora si strunzo. Che cazzo hai detto? Casino strunzo. Oh, Tony! Oh, ma che cazzo fa? Oh, fermo! Dai, muovo! Vale, sì, vedi che è meglio casa calma. Sì, calmo, calmo tu. Se non fai. Oh! Dai, andiamoci a prendere il caffè. Su. Allora, ragazzuoli, ho trovato una soluzione. Pietro entra a far parte del nostro progetto e lui in cambio ci dà la sala per provare. Questa non l'ho capita. Manco io. E i soldi che gli abbiamo dati in anticipo? Ma tu che cosa vuoi? Quello che stiamo facendo adesso è un nuovo accordo. Ma Marti sempre a fa questione di soldi. C'ha ragione, non accordo, su. Sì, infatti falla finita. Ma quando mai ho fatto questione di soldi? Senti, se lo spazio è gratis per me va bene, io ci sto. Ma che stronzata. Ma te stai zitto un attimo, sta buono. Napoli, stai tranquillo, che te ne paro pure condizionatore. Ma chi te grida? Ma è buono, su. Scusate, ma poi che parte farebbe che l'unica libera è quella di Paolo e lui non ha 60 anni? Sai che potrebbe travestirsi da vecchio? Ti giuro che una volta l'ho fatto. Vabbè, questo ci pensiamo dopo, eh. Scusami, dopo quando? Lucio, per favore, A me non sembra una questione secondaria. È assurdo andare avanti così. Se vuoi posso riscriverla io la parte. Ma perché siamo tutti autori adesso, eh? Almeno io mi rendo utile. Utilissima. E tu pensi di riuscire a togliere questa cadenza siciliana? Veramente l'unica cadenza fastidiosa che si sente qua è quella napoletana. Frate, ma che ci faccio in bu? Dai, piantala su. Oh, tranquilli, dai, risolvo tutto io, va bene? Fidatevi di me. Ora andiamo a casa che siamo tutti stanchi, su. Madonna, a me fa un po' paura qua sotto, però, eh. Dai, che figo. Guarda che sta sala proprio è una specie di fortezza. Ma veramente? Sì, ma lo sai che è piena di passaggi segreti che conosco solo io. Davvero? Sì, io qui ci venivo a fare le prove pure prima di conoscere Paolo. Certo che Miriam non ha proprio capito chi sei, eh? E chi sono secondo te? Sei un vero paraculo. Ma dai, che sono bravo ragazzo. Dai, stai fermo. Senti, a proposito, ma non pensi che la mia parte è un po' troppo piccola? E Ma forse un po'. che ne dici di ingrandirla un pochettino? Vabbè, dai, poi vediamo. Scusa, quella di Miriam è il doppio. Ok, tranquillo, ci penso io, vabbè. Ora vieni qui, però, Dai, stai fermo, che se ci becca succede un macello. Ma che, Miriam sta un provino, arriva più tardi. Allora, ragazzuoli, qui ho riscritto tutta la parte per Pietro che mi pare che funziona, sì. Oh, poi non so se ve ne siete accorti, ma il condizionatore è stato aggiustato finalmente. Infatti, grandissimo Pietro. E poi, ieri sera, ho rivisto il filmato dello spettacolo dell'anno scorso. Devo dire che la regia di Paolo regge sempre, cioè, è veramente una genialata. Per quanto mi riguarda, la copierei pari pari e andiamo sul sicuro. Grande regista Paolo. A voglia. Ma dai, non ha mai avuto un'idea innovativa, lo sanno tutti questo. Non ha mai osato. E infatti che ha fatto? È scappato via. Se lo rifacciamo così, questo testo nasce morto. Sei completamente pazzo. È effettivamente una palla. Vale, ti prego, vai un po' oltre. Ci vuole una regia più sperimentale, non quella roba. Tu sei vecchio dentro, hai capito qual è il problema? Aspetta, ma la scena del candelabro si fa lo stesso pure con sta regia sperimentale? No, perché io ci terrei veramente a farla. Lucio, non è il momento del candelabro. Scusa, quando è il momento del candelabro? Mai? No, ma davvero state messi così? Cioè, io mi sto facendo il culo per questo spettacolo, non so se vi rendete conto. Guarda che non te l'ha chiesto nessuno, eh. Devi consultarti con noi. Si decide tutti insieme adesso. Infatti, pure per me sarebbe il caso di dare una rinfrescatina. Eh sì, un pochino. Ma la smettete di complicare ogni cosa? E in che modo le stiamo complicando? Rompendo le palle. Che c'è? Non possiamo dire cosa pensiamo? Mettiamola ai voti e facciamola finita. Pietro,
Decide la maggioranza. Ok. Giusto. Ok. Sì. Tu dammi sempre contro. Non ho detto niente, stai tranquillo. Allora, alzi la mano chi è che vuole cambiare la regia di Paolo. Vai. Ecco. Alzi la mano chi la vuole tenere. 5 contro 4, andiamo avanti, eh. Oh, lui non può votare. Tu non puoi votare. Assolutamente no. Per prima cosa non fa parte della compagnia e poi non sa neanche di che cosa stiamo parlando. No, raga, voi state fuori. Avete perso, basta. Vale, questo non vota. Tu non voti, capito? Non ti preoccupare, non voto. Non ho bisogno di votare. Vabbè, vabbè, dai, su questo ci torniamo dopo. E da oggi in poi ogni cosa la decidiamo insieme. Potevi essere un po' più convinto, no? Cioè, almeno fingi, sei un'attrice. Ma che cavolo vuoi? Ho sempre votato per te, mi sembra abbastanza. Quello stronzo di Giacomo. Guarda, lui non gli frega un cazzo dello spettacolo, no? Lui vuole solo smerdarmi davanti a tutti, te lo dico io. Ascolta, piantala, sei ossessionato da Giacomo. Ha un carattere forte, è normale che gli altri lo seguano. Ha un carattere forte? Eh sì. Vorrei vederti una volta dalla mia parte, solo una. Ma io sto dalla tua parte, però tu devi tirar fuori le palle. Devi avere più convinzione nelle idee che porti avanti. Cioè, non puoi iniziare un discorso con una loro ragazzoli, questi non ti rispetteranno mai. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo tu. Ascolta, noi dobbiamo trovare il modo di rimediare un voto, un solo voto per fare una nuova regia e cambiare anche il testo che così fa schifo. Ma se con questi non riusciamo a metterci d'accordo neanche per ordinare le pizze. E dai, su, andiamocene a casa. Sta calma, Martì. Cerchiamo di portare Miriam dalla nostra parte. Lei è confusa, ce la facciamo. Ma se quella sta con quel cretino di Valerio, è più cretina di lui. Ci proviamo almeno. Ok, va bene. Però se meritiamo un'altra volta della tirchia, io non mi faccio attaccare a sti parrocchiali. Parlo io, va bene? Ok, vabbè, parla te che è meglio. Sai qual è il fatto? Che te con questo carattere, dove pensi di andare? Tu non ti preoccupa, Daniele. Ma chi si preoccupa? Io me ne sbatto, sono affari tuoi. Comunque meglio come sono chi, che hanno senza palle come te, eh. Ma perché te sai che sei uno con le palle? Sicuramente che ho idee, Daniele. Ma te sei un deficiente, ti fai ridere dietro. Daniele, se non fai così con i tipi come questo è finita. Poi chi è proprio non me merdi, là ci mi sa a posto. Ma dove l'hai messo a posto? Quello ti sta trattando come un ragazzino, te manco te ne sei accorto. Daniele, se chi sto parla la davo, io sfongo perché non mi faccio pigliare per culo la notizia merda come chi, capito? Hai capito? Qual è il problema, fratello? Dai, no, no, cagazzo. Oh, oh, io! Oh, oh, che cazzo! Scherzate la minchia! E poi lo doccio a scherzare la minchia! Da lei si ammaggiorare di suo cazzo! L'intellettuale di sta minchia! E tu che cazzo guardi, spinoccia di merda! Io sono 10 anni che faccio sto lavoro, 10 anni! Ammaggiorare di merda! E tu che cazzo ridi? Ma che cazzo ridi? Che sei la cagna più cagna di tutti qua dentro! Ridi! Ti faccio ridere, ridi! C'è chiuso dentro? No, ma che fa? Tu! Apri, oh! C'è chiuso dentro? Era come cazzo a me, no! Era, no, apri! Apri, cazzo, apri! Ma sto stronzo ci ha pure spento il condizionatore. A questo non ci avevi pensato te, eh? Ah, pure questa è colpa mia. Senti, come facevo a sapere che era matto quello, eh? Comunque, rimanete tranquilli. Conosco bene questo posto e penso pure di sapere come uscire. Non ti crede più nessuno, Vale. Perfetto, tu resta qui, sti cazzi, ok? Io vado, chi viene con me? L'uscita sta lì. Oh, Miriam.
E noi usciremo di qua, tutti quanti.